Pazzi di rugby, buon pomeriggio. Allora, buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, volevo fare questo brevissimo annuncio, come ho detto di là, perché avevo iniziato alle 11, ho finito adesso. Questo brevissimo annuncio per domani sera. Domani sera cosa c'è? Domani sera il rugby light itinerante va a legarsi con i ragazzi del rugby di Union Crespi di Milano, i Lighters di Milano. E ci ritroviamo per la prima reunion qua a Montichiari, al centro sportivo Montichiarello di Montichiari. Alle ore 21, alle ore 22 giochiamo in campo, campo sintetico, bellissimo, luce a LED, un bellissimo centro sportivo, uno di quelli più belli che ci sono qua nella zona. Grazie comunque al signor Bresciani che ci ha dato la possibilità di calcare questo campo per gli allenamenti settimanali, perché tutti i martedì ci troviamo qua, ma domani sera sarà l'occasione per vivere insieme sul campo l'emozione del rugby light itinerante, grazie agli amici di Milano che arriveranno anche loro. Ovviamente poi a seguire ci sarà il terzo tempo social dei pazzi di rugby, ci fermeremo direttamente nella clubhouse qua del centro sportivo Montichiarello, che casualmente come si chiama? Terzo tempo, tacchete, non poteva cadere a fagiolo. Perché Zucca mi stai portando in un centro sportivo calcistico a giocare a rugby light? Già la tua domanda mi fa apre tutto un mondo e mi fa capire come sei. La risposta è semplicissima, perché vorrei cercare di portare i principi del rugby in questo sport che non è inutile negarlo, in Italia è fortissimo, cioè più che fortissimo, è conosciutissimo, è il calcio. La cosa importante secondo me è portare i principi del nostro fantastico sport anche dentro ai campi di calcio. Quindi vivere e convivere insieme le nostre basi fondamentali, la passione, lo sport, l'amicizia che c'è nel rugby, il rispetto verso l'arbitro e tutto quello che gira intorno al nostro sport, condividerlo con i ragazzi, con i bambini e con gli adulti anche del calcio. Buona cosa, secondo me, anche far vivere loro il terzo tempo, che è una cosa bellissima, visto che loro ci hanno chiesto che cos'è con un onesto terzo tempo, e insieme domani sera viviamo anche quello. Finito di giocare, ci troviamo tutti insieme. Quindi l'appello è rivolto a tutti: chi domani sera non sa cosa fare, avete mezza idea di venire a fare una corsettina, è aperto a tutti, ma quando dico a tutti, no, a tutti proprio. Qui non c'è nessun agonismo, escluso a quelli che vogliono venire qua a fare i campioni, perché di campioni noi sinceramente non ne abbiamo bisogno. Quindi noi vogliamo divertirci, giocare molto con tantissima umiltà, metterci qua a giocare. Non riusciremo mai ad arrivare ai livelli di Marco Bonzi, perché Marco è di un altro pianeta, lo chiamavano una volta il Minozzi di Mezzane, il Minozzi di Mezzane, però grazie a lui riusciremo domani sera a imparare le sue tattiche, i suoi schemi di gioco. Ecco, quindi a parte gli scherzi, ragazzi, ci vediamo domani sera alle ore 20:30, così anticipiamo l'arrivo qua agli amici del Rugby Union di Milano, così li aspettiamo. E poi tutti in campo dalle 21 alle 22. Mi raccomando, non mancate e vi aspettiamo tutti. Ciao, 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 ciao.